Salve a tutti ragazzi e bentornati. Oggi si va molto indietro nel tempo, sì, a quasi 60 anni fa. Esatto ragazzi, 60 anni fa. Un grande regista, un nome popolarissimo, realizzò uno dei prodotti più affascinanti inerente al mondo dell'horror movies, ma un horror che vira totalmente verso quello psichico. Sto parlando del capolavoro assoluto di Roman Polanski, del 1965, con la fantastica e sublime Catherine Deneuve, Repulsion. Of Repulsion. Repulsion, o Repulsione, così chiamato da noi, è uno di quei film che hanno fatto letteralmente la differenza nel mondo del cinema, catapultando lo spettatore verso l'ignoto, verso la mente del soggetto, del personaggio in questione. Una mente contorta, una mente offuscata dal delirio, l'orrore interiore, sì, un'ascesa incredibile negli inferi della nostra mente. Repulsion. La trama di questo film è piuttosto semplice, ma veramente assurda. Carol è una giovane ragazza stupenda, molto molto bella, che lavora in un salone di bellezza e ha un tratto di personalità molto complesso, molto ossessivo, angosciata dalla vita stessa, ma ha una forte repulsione verso quello che è il genere maschile. Sì, ha un contrasto netto con gli uomini e questo contrasto la porta a isolarsi sia mentalmente che fisicamente e appunto da tutto ciò che è maschile. Che succede? Che nonostante la sua vita gira intorno appunto a queste presenze, decide appunto di trasferirsi a casa della sorella che convive con il suo compagno, come fosse un rifugio da cui scappare dall'esterno, quindi una sorta di soluzione che la faccia vivere in maniera tranquilla e leggiata. Però non sarà così, per il semplice fatto che sì, la sorella convive, quindi ha un approccio diretto con il genere maschile, a differenza della sorella Carol, che invece è completamente distante e distaccata. Quindi anche quando sente la sorella discutere, anche in maniera diciamo complessa, ma vede anche situazioni amorevoli, lei va in netto contrasto. E questa cosa molto interessante, che cominciamo a vedere appunto il suo cambiamento interiore, anche approcciandosi a quello che dovrebbe essere la sua sicurezza. Che cosa avviene? Che quando sua sorella e il compagno vanno via di casa e lei rimane sola, questa casa, questa dimora, che doveva essere la sua tranquillità, la sua calma, la sua rinascita, gli si ribella esattamente contro, perché i demoni interiori emergono e inizieranno a fare un percorso distruttivo verso di lei, portando sempre più verso la follia, verso l'oblio. Losing control. Repulsion. Beh, chi conosce Roman Polanski sa quanto sia uno dei precursori di quel che concerne il mondo dell'horror psicologico. È vero, in molti non conoscono Repulsion, ma vi assicuro che probabilmente è una delle sue perle più grandi, immense, perché sì, è vero che tutti approcciano Rosemary's Baby oppure con l'Inquino del terzo piano, ma Repulsion è molto, ragazzi, molto più forte e vanta di una Catherine Deneuve in uno stato di grazia. Polanski qui ha voluto proprio portarci all'interno dell'ossessione di una ragazza per quel che concerne l'altro sesso. Cioè vedere l'altro sesso esattamente come una maledizione che può distruggere quello che è l'entità umana, in questo caso l'entità di donna. È un viaggio allucinato nella psiche umana, dove la donna è protagonista a tutti gli effetti, ma lo è anche l'uomo come nemico. Un po' come su Man, che abbiamo visto l'altra volta di Garland. Qui ma è molto più estesa e molto più psicologica, molto più introspettiva. E questo è fantastico. È un film che pone allo spettatore molteplici ansie e molteplici dubbi. E lo fa ancora oggi a distanza di tempo. La cosa più incredibile è la sapienza registica di Polanski e come ha saputo, nel lasso del tempo, della durata del film stesso, farci mostrare in maniera minuziosa l'ascesa alla follia della protagonista. È incredibile. Cioè, noi assisteremo a ogni atto del suo declino mentale e riesce creandoti sgomento, paura,
ansia, ma soprattutto un'angoscia profonda. E l'orrore che sale man mano ci fa sprofondare. Esattamente, noi sprofonderemo esattamente come sprofonda la nostra protagonista. Mamma mia. E Catherine Deneuve in questo caso riesce con una sua mimica facciale, soprattutto con una maestria visiva, con questo bianco e nero, perché il film è in bianco e nero, con queste ombre e luci, a portarci all'interno di un vero e proprio incubo che terrorizzerà chiunque ci si approcci. Nightmare world of a young woman's sensual fantasies. Eh sì, perché a tratti sembra proprio di vivere una sorta di allucinazione, un incubo lucido, un sogno lucido, che non è un sogno benevolo ma malevolo. E lei è in preda a tutto ciò che è minaccia, cioè casa diventa minaccia. E se pensiamo che questo edificio, questo appunto chiamiamolo appartamento, che sì, in fondo lo è, non è così grande, ma nel momento in cui lei è sola sembra essere enorme, sembra essere tentacolare, come se da protettivo diventa una vera e propria creatura vivente che è pronta lì a essere nemica della sua mente. Quindi portarla insieme verso quello che è lo sprofondo del proprio dell'inconscio e del tutto ciò che riguarda la psiche e la sanità mentale. A terrifying look at the dark side of innocence. Immaginate una donna che non vuole avere a che fare per nulla al mondo con l'altro sesso, dove invece tutto ciò che è esterno porta verso un fidanzamento, l'idea di avere per forza un uomo accanto, l'idea di non poter essere indipendente se non si ha un uomo accanto. Insomma, c'è una visione molto interessante di ciò, dove la donna è sempre vittima dell'uomo e mai il contrario. Insomma, ci sono tratti molto interessanti che anche oggi possono dare modo e maniera di dare una veduta molto più aperta al contesto. Però in effetti si arriva anche a dedurre che la psiche umana spesso crea una visione negativa anche lì dove realmente non c'è, per il semplice fatto che la paura sovrasta la parte razionale che è noi. E quindi un ambiente pure protetto come un edificio o una casa può risultare una trappola mortale, portando così sia lo spettatore che la protagonista all'interno di un vortice claustrofobico fatto di ombre e oscure presenze. Un plauso incredibile va a Gilbert Taylor, che è il DOP di questo film, quindi il direttore della fotografia, che con i suoi mezzi è riuscito a portarci all'interno di un qualcosa di incredibile, con questa visione onirica, oscura, ripeto, tentacolare e labirintica della casa, con questa visione sia malsana che deformata della realtà attraverso anche l'utilizzo di incredibili suoni e di una colonna sonora che, ragazzi, è raccapricciante da brivido. Ovviamente non sarò qua a dirvi l'evoluzione di tutto ciò, perché, ragazzi, come il film evolverà è qualcosa di inquietante e spesso anche inaspettato, ed è molto molto cattivo. Veramente a volte è un film che provoca una collera non indifferente. Io vi dico questo: non conoscete Polanski? Male. Ma se conoscete Polanski e non avete visto questo film, di corsa, ragazzi, a procurarvelo, perché è un film che fa la netta differenza e che vi fa, soprattutto, vi dimostra, o meglio, di come un film di quasi, vi ripeto, 60 anni fa riesce ancora a essere odierno, fresco, dinamico, molto interessante sul piano narrativo, perché il piano narrativo di questo film è eccezionale, e che riesce a sbaragliare la concorrenza odierna con veramente pochi mezzi. Detto ciò, ragazzi, io vi invito a una nuova recensione, spero che questa vi sia piaciuta, nonostante il film sia datato, ma ripeto, e come dirò sempre, non è la data di un film a fare la differenza, è il prodotto stesso. E qui Polanski ci ha dato modo e maniera di comprendere cosa vuol dire fare film, scrivere film e soprattutto rappresentare quelle che sono le paure interiori di una persona che emergono e fanno sì che la realtà venga completamente offuscata da quello che è il delirio. Detto questo, ripeto, basta e nulla, alla prossima. Ah, mi raccomando,
Ricordo che è disponibile sia in DVD che in Blu-ray, quindi chiunque voglia cercarlo anche in alta definizione, fatelo perché il master è al bacio.